La situazione dei voice actor inglesi, ovvero i doppiatori, è sempre più grave. Non solo per quanto riguarda lo special program di Genshin Impact 5.1 e l'Archon Quest, sempre della 5.1, ma ora anche l'evento del compleanno di Nahida ha avuto qualcosa di strano, diciamo, sin dall'inizio, proprio dalla primissima cutscene. All'inizio pare un po' tutto normale, il Traveler e Paimon che camminano verso un gruppetto di persone che noi ben conosciamo. Inizia Tainari, silenzio, vabbè dai, uno ci può stare, poi anche Deia, seguita da Candace e con lei. E no, questa qui non è una clip silenziata, ma è proprio così in game. Ebbene, che sta succedendo? Io sono Cotoletta e benvenuti in questo nuovo video. Partiamo dall'inizio. Dal 26 di luglio del 2024 parte lo sciopero dei doppiatori per migliorare le loro condizioni di lavoro, ok? Come ben sapete, l'IA, ovvero l'intelligenza artificiale, sta facendo dei passi da gigante ultimamente in qualsiasi campo e anche, purtroppo, diciamo, nel campo della creazione di voci in modo artificiale. Però prima di parlarne dobbiamo chiarire una cosa. OYOverse in questa faccenda non è assolutamente ricollegabile come colpe, ok? Bene. OYOverse non ha potere sui doppiatori, lo studio a cui appartengono i doppiatori ne ha. E diciamo che il problema sta tutto qui. La situazione è che più di 160.000 professionisti si stanno rifiutando di lavorare su progetti in sviluppo. E non parliamo solamente di OYOverse, parliamo anche di aziende come Activision, Disney, Rockstar e molto altro. Tutto questo sarà portato avanti fino a quando non verrà raggiunto un accordo che includa protezioni sull'intelligenza artificiale, o meglio sull'uso dell'intelligenza artificiale. Ma in soldoni, che cosa vuole dire questa cosa? Gli attori non vogliono lavorare a meno che il sindacato non venga informato quando le grandi case avranno intenzione di usare l'IA, appunto, per sostituire il lavoro dei veri doppiatori. Ma quindi, tecnicamente, questa pappardella cosa vuol dire? In sostanza, i voice actors chiedono di negoziare un compenso per quando queste aziende andranno a usare l'intelligenza artificiale per generare del materiale basato sulla voce di un reale attore. Ora vi faccio un esempio perché so che può essere abbastanza confusionario come ragionamento. Allora, X compagnia vuole utilizzare l'intelligenza artificiale per imitare la voce di Gianni, ok? In quel caso Gianni prende comunque un compenso, e appunto per aver dato la sua voce per doppiare, per recitare un qualcosa. E sinceramente per me chiedere una tutela del genere in questa situazione è più che lecito. Ma quindi, ritornando a Genshin Impact, OYOverse che cosa può fare? In realtà non molto, perché le opzioni a disposizione sono un po' strane, ok? Allora, potrebbe muovere tutti i doppiatori in un altro studio, comprando, diciamo, i loro contratti. Un po' come ha fatto con la voice actor di Paimon, perché questo è quello che è successo appunto con Paimon. Il fatto è che comprare tutti i voice actor è giusto un tantinello costoso. E davvero tanto costoso, anche se parliamo di OYOverse. Il fatto è che anche se non fosse questo problema di soldi, tutti i procedimenti di cui c'è bisogno per effettuare comunque questa pratica di trasferimento da studio a studio è una cosa che potrebbe prendere anche parecchi mesi, quindi mettiamo caso iniziandola adesso, comunque in questi mesi, è probabile che il cambio di agenzia di studio non vada a essere in essere. Non vada ad essere in essere, è giusto. In soldoni, con questo metodo qui potremo tranquillamente rimanere senza Archon Quest o live doppiate fino alla fine del 2025. E diciamo che è un bel po' di tempo. Il fatto è che l'altra cosa che OYOverse può fare è assumere da zero nuovi doppiatori per chiunque, cosa che sinceramente per me è la, appunto, opzione peggiore. Anche perché, non so voi, io giocando a Genshin dal day one, avendo comunque bene o male sempre balzato da inglese e giapponese come doppiaggio, ormai mi sono un po' affezionato a queste voci. Sarebbe un po' come sentire Venti, Hu Tao, eccetera, con una voce fino a ieri, più o meno, e sentirla con una voce nuova da domani,
è un po' strano. Ma voi ragazzuoli, come state giocando a Genshin? Siete fedeli al doppiaggio inglese, tra molte virgolette a questo punto, anche in una situazione del genere? Oppure avete optato per un'altra lingua? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e noi ci rivediamo in un prossimo video. Koto, out!